Ancora un blitz delle forze dell'ordine a Ponticelli, dove i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno setacciato le strade del quartiere ed eseguito diverse perquisizioni domiciliari nelle aree condominiali. I militari hanno rinvenuto quasi 150 grammi di sostanza stupefacente, identificato 78 pregiudicati e sequestrato 5 mezzi. I controlli a tappeto sono stati effettuati a pochi giorni dall'operazione anticamorra che ha portato all'arresto di 60 persone, ritenute appartenenti al clan dei Micco De Martino e accusate, a vero titolo, di associazione di stampo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al furto, concorso esterno in associazione mafiosa, tentato omicidio, possesso ingiustificato di armi, ordigni esplosivi, estorsione, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, furto e ricettazione.